Sono passati 40 anni almeno e Santa Paola, la famiglia catanese di Cosa Nostra, è sempre lì, ago della bilancia di giganteschi affari locali e internazionali, criminali e imprenditoriali. Nonostante i numerosi arresti che si sono succeduti nel tempo, la famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano è ancora attiva e pericolosa, evidenziando ancora una volta come la successione al vertice del sodalizio avvenga per linea di sangue rispetto ai capi mafia storici. Lo prova l'operazione dei carabinieri coordinata dalla procura antimafia catanese, l'indagine ribattezzata Sangue Blu, nome che dice tutto. 35 persone arrestate, tra gli altri Francesco Tancredi Napoli, legato da parentela, vincoli di sangue appunto, a Benedetto Nitto Santa Paola, capo mafia storico di Catania. Napoli, il ruolo di nuovo responsabile provinciale di Cosa Nostra, agli occhi della famiglia se l'era guadagnato. 13 anni in carcere senza un ripensamento, è tornato in libertà e nel giro di 3 anni ha ridato impulso alla rete di distribuzione della droga, alle estorsioni, alle operazioni di riciclaggio del denaro sporco, imprese di vario genere, tra l'altro concessionarie ed enoteche sequestrate. La rete dei contatti tra gli aderenti alla cosca Santa Paola poteva contare su un sistema di comunicazione cifrato, utenze telefoniche intestate extracomunitarie assolutamente ignari, l'uso di nomi in codice per persone e luoghi.